effettivamente questa sedia qui va spostata. E anche secondo me questa sedia qui va spostata. È facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo, io sono anni che lo dico. E nessuno mi ascolta! Da un'approfondita analisi storica e sociologica risulta che questa sedia pesa dai 9 ai 10 kg. 9? 10. 9? 10! No, no, no! Non sono d'accordo! Dai sondaggi, il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg. Il 3% dai 6 ai 7 kg. Il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Cioè, secondo me per spostarla, ecco, bisognerebbe prenderla con cautela. Sì. E metterla da un'altra parte. No. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi ad una persona seria e competente. Magari un tecnico, forse di destra, appoggiato dalle sinistre. Ma quale tecnico? Ma un tecnico non può garantire la stabilità della sedia! E poi rappresenterebbe un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale! Se è così, cambiamo la Costituzione! Ma non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro! Ah, e nel frattempo io propongo di indire un referendum! Bravo! Ma non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia! Allora non c'è scelta! Elezioni anticipate! No, l'elezione a Gino sarebbe troppo grave per il paese! Forse domani! Rimane il problema urgente della sedia da spostare! Ah, su questo io sono d'accordo, Potrebbe essere un punto d'incontro! Parliamone! 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 E non ha neanche il tempo di richiuderla perché io la bacio. Io e lei ci siamo sposati. E abbiamo avuto anche un figlio. Una cosa splendida. Poi il fatto che fosse uguale, identico a me, quando ero piccolo, io non so bene perché, ma mi inorgogliva. Ma al di là della vergogna, accade un fatto troppo importante per non essere raccontato. Sono le 2 di notte, torno da un viaggio di lavoro, sto per aprire la porta quando sento che la chiave non gira. Un flusso istantaneo di sangue alla testa mi fa cedere le gambe. Non bisogna essere dei maghi per avvertire qualche attimo prima il senso di un avvenimento lancinante e irreparabile. Dopo un bel po', lei mi viene ad aprire, con una faccia che potevo immaginare. La esce dalla porta del bagno e scivola verso la porta d'ingresso che sento richiudere alle mie spalle. Non è la chiusura di una porta, è uno schianto allo stomaco, all'esofago, alla gola! Sui grossi vasi di terracotta, affonda le sue mani
bianche, dentro la terra umida. Qualche tempo fa lui avrebbe riso. O peggio ancora, avrebbe giudicato questo atto come un esempio di futilità. Oggi si sofferma ad osservarla. Domani, chissà. Oh Madonnina dei dolori, quanti dolori avete voi? Oh Madonnina dei dolori. Trin! Pronto, pronto, signor Paparadio. Sì, signora, mi dica, mi dica. Cosa vuol mai che le dica, signor Paparadio? Non ho niente di bello da raccontarle. Sono qui disperata in un letto di dolori che non so più da che parte girarmi. Mi chiamo Giovanna, sono una giovane sposa di 20 anni con un figlio, povera creatura, e lavoro tutto il giorno. Mio marito faceva il muratore, è stato licenziato, sta sempre in osteria e mi tradisce, sto porco, e quando torno a casa mi dà un sacco di botte. Signora, signora Giovanna, mi sente? Sì. Signora, la sento abilita, signora, sia su con la vita, è sempre azzurro il cielo, è sempre in fiore il melo. Signora, non sia disperata, si faccia una bella risata, si abiti pazienza, è sempre la speranza. Trin! Pronto, pronto, signor Paparadio. Sì, signora, mi dica, mi dica. Cosa vuole che le dica, signor Paparadio? Non so più dove sbattere la testa. Mi chiamo Antonia, ho 40 anni, 3 figli, il più piccolo è nato Settimino. Veramente erano 2 gemelli, ma uno è morto. Mio marito mi ha lasciata e adesso sta con una donna che fa la puttana e deve essere finito anche in galera. Non c'ho più soldi, non so come sfamare sti bambini che mangiano, mangiano, lo sa la Madonna quanto mangiano. Ho pensato che tu li vendono gli americani. Signora, signora Antonia, mi sente? Ah, sì! Signora, la sento abilita, signora, stia su con la vita, è sempre azzurro il cielo, è sempre in fiore il melo. Signora, non sia disperata, si faccia una bella risata, si armi di pazienza, c'è sempre la speranza. Sì, signora, mi dica, mi dica. A questo punto cosa vuol mai che le dica, signor Paparadio? Mi chiamo Maria, ho 60 anni, quasi vedova, mio marito è paralitico, peccato perché faceva il ballerino. Ho avuto 16 figli, 4 sono morti, 1 fa il becchino. C'ho dolore in tutto il corpo che sono andata dal dottore, un sacco di soldi, non c'ho la mutua che mi ha detto è brava, potevi venire prima, ormai non c'è più niente da fare. Signora, signora Maria, mi sente? Eh sì! Signora, la sento abilita, signora, stia su con la vita, è sempre azzurro il cielo, è sempre in fiore il melo. Signora, non sia disperata, no, no. Si faccia una bella risata, si armi di pazienza, c'è sempre la speranza, si armi di pazienza, c'è sempre la speranza. Zan, zan. Go 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 ganga go ga, go 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 ganga go.
ganga, 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 ginga, gigo, gogo, ganga, gonga, gigo, gogo, ganga, go. Buongiorno, dottore, come vede, sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non m'abbandona e le donne ridono di me. Oh oh oh, caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto, permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Goganga, 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 ginga, che go 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 ganga, gonga, che go 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 ganga, go. Grazie, dottore, e inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, invero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. E facciamoci un pranzo assieme, poi... Per me quando volete, la mattina... Pranzo assieme è una cosa pesantissima. Pranzo assieme è pesante, Capito, ma pranzo assieme... Se sei a casa non pranzo. Io ci sono fatto un pallino. Io quando reggo divento un professionista, però come voi che vi toccate, sì, sono lì, sì, ma c'è un attimo, ci si riposa, è stato venire il mar di gola, Simone, lei guarirà.